Veniamo adesso alla proprietà privata. L'articolo 42 dice che la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. Il secondo comma dice che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può, nei casi preveduti dalla legge, salvo indennizzo, essere espropriata per motivi di interesse generale. Il quarto comma dice che la legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sull'eredità. Allora, l'articolo 42 parla della proprietà. E apre dicendo che la proprietà è pubblica o privata, non privata e pubblica, è pubblica o privata, e sembra quasi creare una sorta di gerarchia fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, quasi come se la proprietà pubblica fosse più importante della proprietà privata. Dobbiamo dire che la proprietà pubblica, però, indipendentemente da questa osservazione, ha una regolamentazione diversa rispetto alla proprietà privata. Il codice civile se ne occupa, è già stato fatto anche prima dalla Costituzione. E anche numerose leggi speciali trattano la proprietà pubblica in maniera non uguale rispetto alla proprietà privata. Il secondo comma dice che la proprietà è riconosciuta, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Ecco, riconosciuta sembra quasi tornare all'idea del giusnaturalismo. I giusnaturalisti infatti ritenevano che la proprietà sia uno dei diritti naturali fondamentali dell'essere umano. Comunque la legge la riconosce e la garantisce. E dice ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale, di renderlo accessibile a tutti. Ecco, questa parte della funzione sociale è interessante, perché noi sappiamo che la proprietà privata è chiaramente un'espressione egoistica della persona, un'espressione egoistica legittima, ma un'espressione egoistica della persona. E se è una, come dire, un'attività, un diritto, ecco, di natura egoistica, come fa a svolgere anche una funzione sociale? Ecco, c'è un po' di contraddizione in questo. Questo secondo comma può essere inteso in questo modo qua, che la proprietà non deve servire solo al proprietario, deve in potenza servire anche agli altri membri della collettività. Quindi se io ho un terreno e lo lascio incolto, magari a me fa piacere così, però il fatto di lasciarlo incolto sicuramente non opera, non realizza questa funzione sociale prevista dal secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione. E quindi che cosa mi può capitare? Mi può capitare che il terreno, se ci sia un pubblico interesse, mi venga espropriato. Ecco, in questo senso qua. Quindi delle proprietà, dei diritti di proprietà, dei beni che il proprietario non usa e che invece potrebbero essere usati, poiché non realizzano quella funzione sociale prevista dall'articolo 42 della Costituzione, si potrebbe arrivare a forme di coercizione sul proprietario fino ad arrivare proprio alla perdita della proprietà, e questa perdita della proprietà si ha tramite un procedimento di tipo amministrativo che si chiama espropriazione. Ed infatti il terzo comma dice che la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. Quindi la Costituzione prevede la possibilità dell'espropriazione e si parla di indennizzo. Ora, questo indennizzo come va inteso? In un primo tempo l'indennizzo non era inteso come equivalente al valore reale del bene che poi veniva espropriato. Fortunatamente poi la giurisprudenza è cambiata e ha riconosciuto al proprietario che è stato espropriato del proprio bene un diritto all'indennizzo che sia un serio ristoro, cioè il valore di mercato del bene e non, diciamo, una somma, che non possa corrispondere a questo. Guardiamo ancora l'articolo 44. L'articolo 44 parla della proprietà terriera e dice: al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive, aiuta la piccola e la media proprietà, la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Quindi la proprietà terriera è stata oggetto di una specifica considerazione da parte della Costituzione dell'articolo 44. Anche questo non deve meravigliare. Non deve meravigliare perché all'epoca in cui fu scritta la Costituzione si sentiva molto il problema della terra, e soprattutto della distribuzione della terra ai contadini, e ci furono anche violenti scontri per la distribuzione di questa terra. E quindi la Costituzione impone vincoli sulla proprietà terriera. Dice
Dobbiamo però aggiungere che in generale non si può parlare di un unico diritto di proprietà, perché tutti capiscono che una cosa è possedere un libro, una cosa è possedere un'automobile, una cosa è possedere un terreno, una cosa è possedere un immobile. E quindi possiamo ormai affermare che non esiste un solo diritto di proprietà, ma esistono più diritti di proprietà variamente regolati dalla legge.